Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La casa, certo, la casa è dove abitano i desideri, i progetti, ma in tutta sincerità i meccanismi di scelta se comprarsene una o no ora sono condizionati dal mondo, non dei sogni, ma della realtà. La pandemia, l'inflazione, il rialzo dei tassi, il rincaro dell'energia che ha estremizzato i costi di costruzione e poi anche la discussa direttiva sulle case green, ecosostenibili. Il mercato immobiliare non è stato risparmiato da nulla. La casa dove posso stare. Andare a casa, la propria casa, per gli italiani popolo di microimmobiliaristi è un bisogno ancestrale, però costa e non rende poi così tanto. Il settore avrà pure avuto la fortuna di confidare sul periodo benevolo dei bonus, una valanga di denaro pubblico per rinnovare tetti, facciate, dotazioni energetiche, ma sarebbe il caso di riconsiderare il mattone come simbolo incrollabile. Il valore umano, familiare resta, quello economico meno. Il Sole 24 Ore ha spiegato che l'apprezzamento di un immobile in Italia dal 2015 è passato da 100 a 103, quindi non si è protetto dall'inflazione. Nei paesi dell'euro questa media è 135, sembra paradossale. Paradossalmente, la fine di un mito. Una casa così ce la possiamo permettere o no? Chissà. Il tema vero riguarda però l'illusione che la ristrutturazione la pagasse, casomai, lo Stato. Inutile prendersela adesso con regole cambiate in corsa una dozzina di volte, con la burocrazia, con le sanatorie striscianti, i professionisti sull'orlo di una crisi di nervi, banche più o meno disponibili, l'incertezza sulle norme e sui pagamenti. La ragioneria dello Stato ha stimato in una quarantina di miliardi l'eccesso di spesa. Praticamente è stata il doppio del previsto. Ci sono state critiche, i numeri sarebbero inferiori. Ma in ogni caso è bene chiedersi, ne vale leva la pena o no? Dipende. Se per esempio uno cerca ora un idraulico, ammesso che lo trovi, e non gli risponda che è disponibile solo per i lavori grandi, definire grandi, facile, super bonus o niente, dovrà accettare di pagarlo più di prima. Questo vale per tutti i professionisti dei forati, della malta e dei serramenti. Tutti. Non si parli solo di inflazione, è iniziato prima nell'entusiasmo generale. Il superbonus ha generato una sindrome e ora il settore è al palo. Se si escludono le città più dinamiche, il resto vive i postumi di una sbronza. I costi delle ristrutturazioni sono aumentati, per un ponteggio ci vuole più del doppio, si sono viste nascere imprese dal nulla. Succede mentre i risparmi degli italiani sono compromessi dall'inflazione e il credito si restringe. Il banchetto è andato alla grande, ma ora abbiamo un mattone sullo stomaco. Allora